Ma siamo sicuri che la gente che mi vede da 7 mesi con lo stesso cappello mi riconoscerà? Il 23 giugno è uscito dopo praticamente 9 mesi dall'annuncio, ovviamente annuncio non con data, se no non ci saremmo fatti tutte queste masturbazioni mentali, il primo album della Dark Polo Gang, album nel senso che questo se lo volete dovete comprarlo, non è scaricabile dal loro sito gratuitamente, potete appunto trovarlo anche in negozio. Album della Dark Polo Gang, più precisamente di Tony F e Darkwain Santana. Perciò se in questi 9 mesi non siete diventati genitori, di sicuro avete aspettato questa. Di Wayne Santana sicuramente è incredibile o comunque particolare rispetto agli altri il fatto che abbia una laurea in marketing e in comunicazione, ma la mia domanda è, vi siete mai chiesti che cosa abbia fatto Tony F da giovane? Ovviamente la risposta per la maggior parte dei pischelletti dark è ovvia, perché quasi tutti sapranno che Tony F ha avuto un passato nel cinema da star. Relativamente. Ma siccome YouTube è pieno di frammenti con titoli che non riportano nemmeno il film, ma solo clickbait di gente mega triggerata la notizia che Tony F in quel film là, o che comunque non specifica nemmeno l'anno di quel video, ecco l'elenco ad oggi rinvenuto con la maggior parte delle scene da me trovate per quanto riguarda la carriera di Tony F da piccolo. Prima di passare all'elenco della filmografia di Tony F, sembra veramente una pagina Wikipedia, se non l'avete ancora fatta dovreste attribuirgliela. C'è da dire che Tony F è stato scoperto attraverso un sito, attoriitaliani.com, che rappresenta, o almeno raffigura, la foto di un giovane, Nicolò Rapisarda, che come potete vedere dalla foto è palese che sia il nostro Tony F o Tony Fantino da giovane. Per andare più nello specifico, Nicolò Rapisarda è nato il 17 maggio 1991 a Roma e c'è una cosa che mi ha lasciato particolarmente perplesso, ma più che perplesso, stupito, ed è il fatto che sia già presente nel film di Carlo Verdone, Viaggio di nozze, nel 1995, cioè Tony praticamente aveva 4 anni. E insomma, si può assistere a lui in una scena dove è chierichetto, insomma, aveva già rapporti con l'altissimo, altissimo che, stando alle sue parole almeno, nei colti Instagram Stories lo bacia e gli dà la fortuna secondo la quale noi che non ce l'abbiamo dobbiamo studiare per fare i soldi. Lasciate che il vostro officiante, ma io direi anche il vostro amico, ma io direi anche per quanto concerne il caro Giovannino, il tuo caro zio. Non avendo neanche 10 anni, Tony è già una macchina da cinema, infatti 3 anni dopo, nel 1998, possiamo già trovarlo nel film Paparazzi di Neri Parenti, ma soprattutto nel 1999 fa la sua comparsa, anzi che comparsa, il suo ruolo nella serie del 1999, trasmessa prima di tutto in onda su Rai 1, Tutti per uno, in cui Tony viene appunto chiamato per la prima volta così. Infatti Nicolò viene chiamato Tony e insieme ad altri bambini devono praticamente giocare a un torneo di calcio. Tony mi pareva si facesse male, poi comunque si riprende ed aiuta a vincere. Quindi già protagonista, protagonista di tutto, no, non è forse proprio uno specifico, però comunque ha il suo ruolo non irrilevante. Infermabile Nicolò Rapisarda, un anno dopo, cioè nell'anno 2000, riesce a farsi vedere nel film L'ombra del gigante. Bella, non le farei del male però. Guarda come scappa. Vedi? Il tuo gigante nero è l'ombra di un uomo. Tutta colpa del gigante e del suo incantesimo. E soprattutto nel 2002 appare nella serie Ma il portiere non c'è mai? Ovviamente, punto di domanda. Che è una serie appunto del 2002, quindi 2 anni dopo ancora. Cioè, in pratica, Tony, dall'età di 4 anni all'età di 11 anni, ha fatto più film di quanti ne farà la maggior parte delle persone che guarderà questo video in tutta la sua vita. Bello. Ma che nonna si vuole fidanzare col dottor Fumagalli? Volete? A fare gli spiritosi avanti ai ragazzini, che poi magari quello lo racconta in giro, stai in figura, ce faccio io. Certo,
certo per mangiare, perché quella sta sempre a dieta. Al massimo gli tengo da parte una bella foglietta di insalata. Dai, cioè, mamma, basta, basta, non lo Ma basta con sto terrorismo. Tu gli devi dire a Otello della Sena calmata. Sto giusto un quarto d'ora e poi devo scappare dal parrucchiere. No, grazie. Preferisco saltare il pranzo. Ciao. Attenda, vorrei che ti sporcasse. Allora, ma chi viene che cena? Il Dolce e Gabbana? Provino, ma mangia, che sai quanto devi crescere. Ma perché, papà? Hai deciso di tornare al lavoro? Vedo te che vai al cimitero. Io vado a scuola. Cosa di papà? Perché domani? E notare che comunque Tony, oltre a mangiare, cioè, praticamente tutte le clip estratte, mangia, mangia, odia la scuola. Perciò c'è stato questo cambiamento secondo il quale adesso lui dice a noi di studiare, di andare a scuola per imparare di nuovo a rifare sti soldi. E quindi vabbè, Tony, come tutti i bambini, cresce. Bene ragazzi, queste erano le clip che ho trovato, ma soprattutto l'elenco della filmografia per quanto riguarda Tony F. Ovviamente cogliete quel pizzico di ironia che vi lascio ogni tanto non specificato. Non dimenticate di lasciare un pollice in su, scrivetemi qua sotto nei commenti qual è la vostra traccia preferita di Twins, quale ascolterete per tipo i prossimi 25 anni, sempre che non ne abbiate 105. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Un saluto e al prossimo video. Ma sta roba dei 105 anni,